Giovanni Spalletta, direttore generale del Dipartimento Finanze del MEF. Da quello che si legge sembra che con questa riforma il ceto medio sarà quello che continuerà a pagare la quota più consistente di tasse, è così? Ma io spero che non sia così, la nostra volontà non è questa. Il disegno di legge punta a una riduzione equilibrata della pressione fiscale per favorire lo sviluppo economico e per incrementare la capacità di spesa delle persone fisiche. Poi, molto dipenderà ovviamente poi da quello che si riuscirà a realizzare con i decreti attuativi e chiaramente bisogna fare i conti con le risorse disponibili in quel momento. Per esempio, che idea c'è di aliquote? Diciamo che stiamo facendo delle simulazioni, delle proiezioni, ancora non c'è una decisione certa. Sicuramente le aliquote saranno tre, e quindi diciamo già questo e rimarrà probabilmente l'aliquota più bassa al 23 e quella più alta al 43, quella, diciamo, su quella in mezzo si lavorerà. Ecco, e c'è molta preoccupazione per il taglio delle detrazioni, su questo cosa ci può dire? Beh, qui diciamo in linea di principio si vorrebbe razionalizzare, si vorrebbe risistemare, possibilmente anche acquisire qualche risorsa, ma pure qui non abbiamo ancora preso delle decisioni, anche perché poi le decisioni dovranno naturalmente aspettare anche l'iter parlamentare del disegno di legge di Lega per vedere, insomma, se ci saranno modifiche. Dopodiché stiamo facendo sicuramente delle simulazioni, delle proiezioni, abbiamo delle idee, ma non c'è niente di definito. Invece si è molto soffermato il governo sul nuovo approccio, sul nuovo rapporto tra contribuente e fisco. Cioè, ci si avvicina a quell'obiettivo del fisco amico? Allora, come diceva un personaggio illustre, proprio amico il fisco non lo sarà mai, ma questo per un fatto di incidenza psicologica dell'autorità, del tassatore, diciamo così. Però sicuramente quello che si sta perseguendo è di migliorare il rapporto, nel senso di cercare di spostare l'attenzione dal momento della cura e quindi della patologia, della sanzione, al momento della prevenzione, quindi interventi di allerta, interventi preventivi che consentano un adempimento tendenzialmente spontaneo laddove ci si accorga di qualche errore. Poi c'è quel